Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi del nuovo film di Makoto Shinkai, Weathering With You. Dopo il grande successo di Your Name, tutti attendavamo questo momento, la possibilità di vedere un nuovo film di Shinkai. Inizialmente Weathering With You è stato proiettato qua in Italia dal 14 al 16 di ottobre, ma evidentemente ha avuto talmente tanto successo che verrà riproposto il 5 e il 6 di novembre. Se inizialmente quindi mi sono detta non ha tanto senso girare una recensione visto che il film è in proiezione 3 giorni, magari uno non fa in tempo a valutare se può fare a caso suo o meno, in questo caso c'è un po' più di tempo e quindi mi sono decisa, grazie anche alle vostre richieste su Instagram, a parlarvi di questo film. Di quelle che sono state le mie impressioni quando sono andata a vederlo il 14 di ottobre. Innanzitutto, di che cosa parla questo film? Il protagonista è un ragazzo molto giovane, ha 16 anni, è un liceale e abbandona tutto, la scuola, la famiglia, il suo paese comunque di origine, per andare a Tokyo. Diciamo che le sue aspettative però erano un po' diverse. Arriva infatti in questa grandissima città in cui piove, piove, piove incessantemente e si accorge ben presto che è dura la vita in una grande città. I suoi soldi, i suoi risparmi non durano a lungo, è costretto a dormire per strada, a volte non mangia e fatica anche a trovare lavoro, finché non si imbatte in un adulto un po' bizzarro che gli offre appunto vitto e alloggio in cambio di un lavoretto. Praticamente questa persona si occupa di una piccola azienda incentrata sul paranormale e l'occulto. Non è però questo incontro a cambiare un po' la vita di Odaka, bensì l'incontro con una ragazza più grande di lui, Hina. I due inizialmente si incontrano perché Hina offre da mangiare a Odaka e successivamente è il ragazzo che aiuta Hina, ragazza che vive da sola con il fratello minore e che è dotata di un potere molto particolare. Come vi accennavo poco fa, Tokyo è sempre invasa dalla pioggia, lei pregando riesce però a portare il sereno. Questo potere, acquisito praticamente dal nulla, porta però delle conseguenze. Come era già accaduto in passato, Shinkai si rifà molto a quelle che sono le caratteristiche e le tradizioni del Giappone. Ad esempio, in Your Name si era parlato molto di disastri naturali, in questo film ci si concentra sui cambiamenti climatici, partendo appunto dalle piogge. Non si tratta semplicemente di una pioggia di una settimana o due, ma di una pioggia costante che porterà a sconvolgere non soltanto l'ambiente, ma proprio anche la società. E come era capitato di nuovo in Your Name, c'è una forte componente tradizionale. Infatti Odaka, ma anche tutti gli altri personaggi del film, si imbatteranno un po' in questa leggenda sulle sacerdotesse del sereno. Hina, pregando appunto, in grado di portare bel tempo, e questo sembra ricollegarsi a un'antichissima tradizione, legata anche a quei grandissimi misteri che avvolgono il cielo, che viene paragonato un po' al mare, agli oceani, di cui si sa veramente pochissimo, anche del cielo in realtà c'è tanto ancora da scoprire. C'è quindi una forte componente, diciamo anche fantastica, una parte tradizionale che va in forte contrasto con quella che è la modernità del Giappone, che lo vediamo ipertecnologico, ci sono i ragazzi sempre comunque al cellulare, su internet, un contrasto reale che c'è comunque nella società giapponese. Una cosa che mi ha colpito tantissimo di questo film è l'acqua. È un elemento che secondo me piace molto a Shinkai, perché già nel Giardino delle Parole aveva giocato molto con i riflessi di luce, con la forma, le increspature, e di nuovo in questo film lo fa. L'acqua sembra vera, ma allo stesso tempo magica, dotata di vita propria. Lo notiamo sia nelle forme, ad esempio delle gocce, della pioggia, nelle pozzanghere, che proprio nei riflessi anche degli edifici della città. Tokyo è un po' protagonista assieme ai personaggi di cui seguiamo le vite alla fine. La vediamo sotto diverse luci, sotto il bel tempo, sotto le nuvole, la pioggia. La vediamo anche cambiare. I protagonisti di questa storia sono di nuovo due ragazzi giovani. In generale i personaggi sono molto giovani, gli adulti sono quasi totalmente assenti, quei pochi che ci sono degli adulti strani, nel senso che spesso sono infantili, quasi peggio dei ragazzi stessi, o in altre occasioni sembrano molto snob. È strano vedere dei ragazzini comunque intraprendere un percorso che li porterà a crescere, a coltivare la loro personalità, perché comunque l'età dell'adolescenza è l'età più cruciale, secondo me, in cui
inizia a farsi valere il carattere, a costruirsi quella che è la personalità di un individuo. Noi seguiamo comunque questi giovani ragazzi crescere, far fronte a diverse difficoltà senza dei veri riferimenti attorno, perché appunto gli adulti sembrano quasi una razza a parte rispetto ai ragazzi. Parlando di questi, mi è piaciuto moltissimo il loro percorso di crescita, che appunto noi seguiamo fra tantissime difficoltà. Ina, come vi accennavo, vive da sola con il fratello minore, quindi ha una responsabilità molto grande, lavora, ha 18 anni, Oda è scappato di casa, non sappiamo però il motivo, e questo secondo me è un po' una pecca del film. A me è mancato moltissimo questo pezzo per ricomporre un po' quella che è la personalità, il personaggio di Odaka, perché certe sue scelte non le ho comprese fino in fondo, non ho compreso appieno il personaggio proprio perché mi mancava quella parte, il motivo per cui è scappato, il motivo per cui si è comportato e si comporta all'interno del film in un certo modo. Secondo me ci poteva essere un po' più di indagine nei personaggi, in Ina c'è un pochettino di più a parer mio, in Odaka manca secondo me quella parte, sarebbe stato interessante sapere qualcosa in più. Il fatto di avere dei protagonisti così giovani rende tutto più amplificato, perché quando si è adolescenti si vive tutto in maniera più grande, più forte, e questo colpisce tantissimo lo spettatore a livello sicuramente emotivo. I protagonisti sono sì dei ragazzini che tentano in qualche modo di farsi strada da soli, che lavorano, insomma conducono le loro vite senza delle figure adulte, anche se in realtà non sempre tutto ciò è possibile, e ho gradito moltissimo che ci fosse un ritorno alla realtà. Nel senso che spesso nei film si vedono appunto queste figure molto giovani cavarsela da soli, far tutto indipendentemente dagli altri, indipendentemente dalle regole, dalla legge, eccetera eccetera. In questo film a un certo punto c'è invece un momento, dei momenti in cui si torna alla realtà e si affrontano le conseguenze delle azioni. Secondo me è stato molto importante all'interno del film, perché rende la storia ancora più reale e ci riporta un po' con i piedi per terra. È un film abbastanza lineare, non ci sono grandissimi alti e bassi, però ci sono sicuramente dei momenti chiave all'interno della storia che possono emozionare comunque chi guarda. Io ovviamente sono una persona molto emotiva e sensibile, mi sono emozionata tanto in alcuni punti, forse complice anche la colonna sonora, che di nuovo, come in Your Name, è dei Red Wimps. Io avevo già ascoltato tutte le canzoni già queste estate, perché in Giappone il film è uscito a metà luglio, quindi già sapevo che cosa aspettarmi, ma è sicuramente diverso ascoltare e vedere certe immagini. Secondo me c'è proprio un'unione che funziona tantissimo a livello emotivo, proprio di impatto. Oltre a parlare di crescita, di cambiamenti climatici, si parla anche di famiglia. Ebbene sì, nonostante i protagonisti abbiano comunque delle situazioni familiari difficili e praticamente li vediamo quasi abbandonati a se stessi, ci si interroga un po' sul senso della famiglia, sul significato, la famiglia di sangue, la famiglia che si cerca, che si crea da soli, la famiglia che alla fine è quel nucleo di persone che ti vogliono bene, a cui vuoi bene. Mi è piaciuto molto questo senso allargato di famiglia. In conclusione devo dire che questo film mi è piaciuto tantissimo. Ho adorato la trama, i personaggi principali, le animazioni sono bellissime, al pari di Your Name se non addirittura migliori, la colonna sonora è molto emozionante. Mi è piaciuto molto anche il messaggio finale di questo film, che ancora una volta è secondo me molto di speranza e positivo, perché punta all'incoraggiare le persone, soprattutto magari i più giovani, a non abbattersi, perché come vi dicevo, quando si è giovani, adolescenti, si vive tutto amplificato e quindi le cose belle sono super belle, le cose brutte sembrano terribili, sembra che non si possa più migliorare, che non ci sia via di scampo. Invece questo film comunica che c'è sempre una soluzione, che andrà tutto bene, che si può migliorare, si può superare anche una situazione difficile. Le uniche cose che non mi hanno convinta totalmente di questo film sono state la mancanza di alcuni dettagli riguardanti il passato di Odaka, uno dei protagonisti, e il risvolto, diciamo, fantastico che non viene totalmente approfondito, e per carità è un aspetto quasi marginale nella storia perché si parla di tutt'altro. Però visto che ci sono degli accenni, visto che si parla ogni tanto di qualche cosa, buttarli semplicemente lì, non so, non mi ha convinta al 100%.
È un film però che io vi consiglio di andare a vedere perché a me è piaciuto molto, penso che sia un bellissimo film, molto di intrattenimento, ha poi un messaggio secondo me bellissimo, quindi se ancora non lo avete visto vi consiglio di andare a vedere Weathering With You. Fatemi ovviamente sapere se avete già visto questa pellicola, che cosa ne avete pensato. Non mi piace fare il paragone con Your Name perché penso che siano due film molto diversi, anche se sono legati in qualche modo, ci sono dei riferimenti. Però ecco, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!